Cari sudditi, cari compatrioti, cari carrucesi, oggi finalmente sarete chiamati a decidere del nostro e del vostro destino. Quindi non posso fare altro che augurarvi un reale buongiorno. Ah, abbiamo degli ospiti oggi, degli ospiti. Il cinema. Cerchiamo di non fare brutte figure, eh? Beh, adesso vi saluto. Grazie ragazzi. Scusate, sono stanco, ma è il mio lavoro. Tirane, Brigida, santene. Sei stanca, eh? Eccomi. Ciao ragazzi! Dai, dai! La contea di Carrucci fu donata dalla famiglia reale, ma in realtà fu un autoregalo, perché eravamo tutti imparentati. E con l'Unità d'Italia? Ah, non cambiò nulla. Carrù rimase fieramente indipendente. La bisnonna di mia bisnonna, la contessa Vittoria, donna d'arme. E più in alto invece il conte Guidobaldo da Monforte, eroe dei Tre Mondi. Liberò il castello scavando un tunnel a mani nude nella roccia. E adesso seguitemi. La povera zietta. È una giornata storica per Carrù. I cittadini sono stati chiamati a scegliere, dopo secoli, fra monarchia o Repubblica Italiana. Fra i candidati sindaco, eletti solo in caso di svolta democratica, non figura nessun membro della famiglia del conte. Qui stavo al G21. E quello fu un grande evento per Carrù. Carrù is a small place, but with a big heart. Grazie a tutti voi. Mi manca. Non posso dire di no, ma sono sereno. E adesso andiamo per le vie del paese a sentire cosa ne pensano i cittadini di Carrù del referendum. Lei cosa ne pensa? Preferirebbe entrare nella Repubblica Italiana o rimanere nella monarchia? Mi dice che col cunt laurea trovevo, non mi cambiavo, sono stufi. Comanda tutti i chieli, vi fai tutti i chieli e un ciamamoi parere noi altri. Via, via, fuori di ciop. Che impatto pensa potrebbe avere l'avvento della Repubblica sull'economia del paese? Ma diciamo che noi commercianti un pochettino siamo preoccupati, perché il passaggio dal nostro sistema alla nuova Repubblica potrebbe portare un aumento delle tasse, e questo ovviamente in questo momento di difficoltà non è una cosa auspicabile, tenendo presente che io le tasse le pago. Signora, cosa ne pensa del conte? Il conte, visto i precedenti, secondo me dovrebbe smettere, perché ritirarsi a vita privata nella sua magione. Ma se il conte è un modo per amministrazioni locali più potenziate, direi che sono favorevole. Monarchia o Repubblica? Io personalmente penso di più la Repubblica. E come mai? Dammi una motivazione. Perché almeno tutti quanti hanno voce in capitolo e sceglie la maggioranza. Grazie. E tu invece cosa ne pensi? Io monarchia, perché il conte mi ha dato lavoro. Grazie, grazie mille. Cosa ne pensa lei dell'eventuale annessione alla Repubblica Italiana? Stavo proprio eseguendo un piccolo inno al conte, però sotto sotto sono repubblicano, ma è meglio che non si faccia sapere in giro, sa, io suono. Thank you.
Queste terre sono governate dalla mia famiglia da secoli oramai. Ma le cose cambiano. Oltre queste colline c'è un mondo ed è ora che i carrucesi lo scoprano. Ma perché un referendum poteva abdicare? E a favore di chi? No, no, no. Il referendum è l'unica soluzione. Sapete, ci vuole tempo, ci vuole pazienza e ci vuole energia. Io mi sento un po' come Papa Benedetto. A una certa età è giusto che uno vada in pensione. I segni della democrazia erano già presenti a Carrù. Mio padre mi raccontava sempre di quel piccolo bambino irrequieto che non voleva mai andare alla conta a nascondino, ma diceva di voler sempre andare direttamente al voto. Poi se ne andò a Roma e continuò a fare la stessa cosa. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere perché adesso che sono invecchiato la penso proprio come lui. Buongiorno Conte. Buongiorno. Cosa gradisce? Un'acqua del Conte con una scorza di limone, grazie. Prego. Ma Conte, questo referendum come mai? Ormai siete pronti per la democrazia. E d'altra parte, il Conte non ci sarà per sempre. Buongiorno, signor Conte. Come vanno le vendite oggi? Ma abbastanza bene. Chissà come andrà dopo, quando lei se ne sarà andato. Ma io penso che anche con la Repubblica le cose possano andare benissimo. Sa, ormai è giusto che la monarchia lasci il passo alla Repubblica anche qui a Carrù. Mi scusi. Buongiorno. Quanto vengono questi sgombri? 9 carrucini. Però se vince la monarchia io gliene mando 2 gratis al castello. Le volevo dire, signor Conte, che noi voteremo monarchia. Oh, ma non si preoccupi, non si preoccupi, signor Pierluigi, se anche non votate monarchia, io non mi offendo. Arrivederci. Buongiorno, signor Conte, i miei rispetti. Hai anche i miei. Le 5. Quella meridiana lì non ha mai sgarrato di un minuto. Ora solare, naturalmente. Da noi c'è sempre stata l'ora solare. Ma adesso, se arriverà la Repubblica, i miei concittadini dovranno anche abituarsi all'ora legale. Già. Cari concittadini, cari carrucesi, in tanti mi state dimostrando il vostro affetto e ne sono veramente commosso. Però vedrete, io sono certo che ci sarà un futuro per Carrù nella Repubblica. Ah, è duscio. Eccellenza, usate un po'. Io ho bisogno di un piasi. Io ho bisogno di slegarmi in punta casina. E la stola vanta che la sloga un po' che tena più bestia. Io da sogno travaglio più, perché io trovo 4 figli, famiglia corsa, e vanta che li mantena tu. Sì, Aldo, ho capito, Aldo, ma tra poco ci saranno le elezioni e lo sai benissimo che fra qualche giorno magari non sono più Conte io. E devi chiedere al sindaco che viene e poi io sono stanco. Che ti ho detto, non sanse, se vuoi una parola tua. Ma sì, Aldo. Non vuoi più che desde il mio. Ma sì, Aldo, ma... Se puoi te fai piacere. Ma chiedi al sindaco nuovo, va, chiedi al sindaco nuovo. Che chi sorta. Tu so. Siamo davanti ai seggi di Carrù che sono appena stati chiusi. I dati degli exit poll danno un'affluenza dell'80%. È ormai certo che domani mattina Carrù si sveglierà senza Conte. Mm.
Cari carrucesi, cari concittadini, un augurio a voi e al vostro primo sindaco. Prosit. Oh, buonanotte. Buonanotte ai sognatori. Sorpresa a Carrù. Più di 3.000 sono state le preferenze per il conte, che neanche figurava fra i candidati sindaco. Si profila quindi un conte bis. Signor Conte, tutto bene? Sì, 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 sì. Ho solo bisogno di un minuto, eh.